Salve amici del blog Libri Opinioni, sono di nuovo io, la vostra Luigia Books Blogger. Qualche unboxing fa vi avevo annunciato l'arrivo di questo dono da parte dell'autrice Angela Caputo. Il titolo del libro è Amarti in una clessidra. L'edizione è Atile Edizioni e il costo di questo volumetto, piccolo volumetto, è di 10 euro. Di Angela Caputo non è il primo libro che recensisco, c'è un altro grande libro, un po' più corposo, molto importante, Bianca vestita di nero. Questo è un giallo storico che vira a romance ed è veramente un gran bel libro. Sul mio blog www.libreopinioni.com troverete recensione e video recensione. Ma torniamo all'ultimo libro che mi è arrivato, Amarti in una clessidra, sempre di Angela Caputo. Questo libro ha una particolarità perché unisce il romance al fantasy fantascientifico fino a culminare nel distopico. È una bella sperimentazione di generi, ma bando alle ciance, passiamo ora alla mia video recensione e come sempre, follow me. Grazie all'editor Francesca Ghiribelli che ha curato la prefazione di Amarti in una clessidra della talentuosa Angela Caputo, abbiamo un'idea ben precisa dell'opera che si sta per iniziare. Non so se sia un bene perché ha tolto molto alla voglia di scoprire del lettore, quindi se lo desiderate, saltate la prefazione. Un altro aspetto però che rende utile tale prefazione, quindi ripensateci, è l'indirizzarci fin da subito nel genere che stiamo per leggere, ovvero una sperimentazione e fusione di generi, come leggiamo a pagina 7, un genere di narrativa contemporanea quasi perfettamente sentimentale, dall'inizio fino a metà racconto, per poi finire in conclusione con un genere fantascientifico e quasi distopico. Quindi in una pagina più 6 righe e mezzo della successiva abbiamo il riassunto dell'opera e i generi letterari a cui appartiene il libro. Scegliete voi se leggerlo o meno questa prefazione, vi dico ciò perché il racconto, seppur molto breve, 115 pagine in tutto, cattura fin da subito e si ha voglia di divorarlo. La brevità del testo e la curiosità praticamente innescano nel lettore quel desiderio morboso di sapere come finirà. Ma tranquilli, cari lettori, in massimo 2 ore si arriva all'ultimo rigo. La prima cosa che si percepisce è la facilità con cui ci si identifica emotivamente con la protagonista, ovvero la giovane Daphne Valente. Simpatica anche l'autocitazione a pagina 36 di un libro dell'autrice, ovvero Bianca vestita di nero, un romance storico che ho amato e troverete recensito e video recensito nel mio blog Libri Opinioni. In questo libricino, invece, intitolato Amarti in una clessidra, i personaggi principali non sono molti. Abbiamo il migliore amico di Daphne, Edoardo, detto Edo, occhi scuri, naso leggermente aquilino e un tantino stempiato, l'ex fidanzato di Daphne, Mario Andrea Carbone, un chiamiamolo incidente di percorso fisico ed emotivo, un ragazzo dagli occhi azzurri tendenti al verde, notevole presenza fisica, slanciato, figo, snello, insomma bello come un principe azzurro, ma un po' troppo vanesio, conosciuto per così dire come il signore dei fornelli, con il motto pubblicitario: se ai fornelli c'è carbone, fai un figurone, ma è solo un Don Giovanni. E infine incontriamo il personaggio più enigmatico di tutti, ovvero Maurizio Perdonati, sulla cinquantina, occhialuto e canuto, stempiato ma brizzolato, con una barbetta elegante, mai sposato, ma padre di 4 figli, avuto da 4 mogli diverse, sparse per il mondo in 4 continenti diversi, sfoggia sempre anelli vistosi ed è soprannominato l'Arcano. Lui è un insegnante, uno studioso, un ingegnoso, uno scrittore di saggi filosofici, fondatore dell'associazione Gli Amici della Cultura, ma soprattutto possessore
utilizzatore di una strana clessidra che ha il potere di riportare indietro nel tempo e nello spazio per fermare cam e cambiare eventi catastrofici successi. E qui inizia la parte fantasy e distopica del libro, direi più o meno intorno al capitolo 10. Non vi spoilerò le avventure e disavventure dei protagonisti, ma faccio notare con profondo piacere che l'evento catastrofico che cercano di evitare è lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl. Scoprirete leggendo se ci siano riusciti oppure no. Ciò che ho notato è l'estrema accuratezza con cui l'autrice anche Angela Caputo, seppur brevemente, è riuscita a riportare nome e personaggi di quel maldetto giorno del 25 aprile 1986 alle ore 23:45, giorno in cui la centrale nucleare sita nell'attuale Ucraina scoppiò. Complimenti anche per il ricordo della scrittrice russa, storica e attivista per i diritti umani, Ludmilla Alekseevich. Come sempre, Angela Caputo, per chi già la conosce come scrittrice, è riuscita anche questa volta, in poche parole, a tratteggiare i personaggi principali, i luoghi e i fatti, senza mai lasciare il lettore insoddisfatto. È riuscita, seppur brevemente, a condensare molte dinamiche all'interno di questo breve lavoro. Rapporto conflittuale con la madre, amore e amicizia, volontà di cambiamento, un pizzico di erotismo e molta avventura. Da un punto di vista fantascientifico, la scrittrice ha deliberatamente ignorato però tutto ciò che gli amanti dei viaggi del tempo sanno: linee temporali parallele, cambi della storia nel presente, cambiando il passato, mutando la storia, bisogna tener conto di chi verrà al mondo e chi no. In pratica, le conseguenze nel passato e presente e così via. Penso però che abbia fatto bene a scegliere di ignorare ciò che già sappiamo, inventiamo, immaginiamo e speculiamo scientificamente e filosoficamente sui viaggi nello spazio-tempo, perché per gli scrittori e per i sognatori, nella fantasia e nell'amore, le regole non esistono. Consiglio questo libricino. E cari amici del blog Libre Opinioni, posso dire che la mia recensione del libro di Angela Caputo, Amarti in una clessidra, finisce qui. Spero che sia stata di vostro gradimento. Ovviamente potete trovarla sia nella versione scritta che in questa video recensione, insieme alla trama e cenni sulla vita dell'autrice, sul mio blog www.libreopinioni.com. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi buone letture, invitarvi a cliccare, a condividere tutti i miei social da blog Libre Opinioni a tutti gli altri. Quindi baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger e come sempre follow me.